riprendiamo il notiziario con le notizie dal mondo con l'inviato Claudio D'Angelo direttamente da Pechino. Buongiorno Italia, buongiorno mondo, buongiorno studio. Siamo nell'Airport Express, ci porterà direttamente al Terminal 2, passando al Terminal 3, dove abbiamo appurato che è una linea della metropolitana, però una sopraelevata esterna. Come possiamo vedere stiamo... c'è un muro adesso, anche di qua. Ok. Potremmo vedere un esempio di cinese che si legge il suo messaggino, con i suoi simboli. Siamo rientrati sottoterra, quindi... Comunque il metro era come ieri e come ieri l'altro, Foschia, eccolo qua, forse ora possiamo far vedere il cielo che è una distesa, niente, forse ora, ecco, una distesa di panna sopra il cielo, uguale a ieri, uguale a ieri l'altro, penso come sarà anche domani. Stiamo passando accanto all'autostrada A2 Pechino-Roma. Commento sui due giorni. Allora, il commento dei due giorni devo dire intensi sia di fisici sia di intensità fisica che corporea, personale, potrò spiegare, che anche di intensità visiva delle strutture viste, anche intensità storica. Ci siamo fatti una ricca cultura grazie alla guida audioguida, la guida mia, la mia guida My Guy. E quindi allora chiudiamo qua, sono le 8:30 del mattino, stiamo per arrivare, forse, non lo sappiamo quanto ci metteremo, comunque forse massimo le 9 siamo all'aeroporto. E qua si conclude la nostra esperienza della Transiberiana, partiti il 7 agosto da Roma 2011 da Roma per Mosca, e il 24 agosto 2011 ripartiremo da Pechino facendo scalo a Mosca e poi a Roma. Saluti pechinesi. Ciao.